Cari telespettatori di Fano TV, oggi siamo ritornati all'Accademia dello Spettacolo in via della Liscia 9 a Fano, perché da qualche giorno sono ripartiti quasi tutti i corsi di questo centro d'eccellenza dedicato alla formazione professionale di giovani e adulti per il mondo dello spettacolo, del teatro, della danza e del canto. A proposito di danza, oggi si terranno anche le audizioni e l'ammissione ai corsi accademici professionali. Andiamo. Credevano a un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo in vano. Ehi, signorine, sapete per caso dov'è il 1313 di Rocca Siepe? Ho paura che questa informazione ti costerà un euro. Nessun problema, chicca. È lì. Masha, nuovo anno accademico, tutto pronto, sono già ricominciati i corsi. Sì, esattamente, sono ripartiti i corsi dal 3 di settembre, e abbiamo i corsi amatoriali e i corsi accademici professionali. I corsi amatoriali abbiamo le lezioni due volte alla settimana, mentre i corsi quelli professionali accademici lavorano praticamente tutti i giorni della settimana. Per quanto riguarda l'età, come si possono dividere? Allora, le bambine sono suddivise dai 3 ai 6 anni, che fanno quasi una danza creativa, una propedeutica alla danza. Poi partono all'età di 8-10 anni e già iniziano a lavorare proprio la tecnica classica. E dai 10-11 anni poi si riparte sempre con un primo corso, secondo corso e tutti i vari corsi, insomma, che abbiamo qui nella nostra accademia. Danza classica, che dobbiamo dire è un po' alla base di tutto. Sì, sì, è la base, insomma, di la formazione completa che possa avere un ballerino. E noi abbiamo qui nella nostra scuola, adesso appunto abbiamo fatto proprio anche le audizioni per dare la possibilità sia alle bambine, che partono addirittura dall'età di 8 fino a 10 anni, di dargli questa possibilità di entrare proprio nel professionismo. Hanno tutti gli anni gli esami del Russian Ballet Society e insomma nel seguire avranno anche poi un diploma di solista e ballerina, dove potranno entrare nelle migliori compagnie. Una grandissima opportunità, non per niente non è una semplice scuola ma un'accademia, quindi a 360 gradi. Esattamente, sì, loro seguono anche i corsi, quelli accademici, seguono proprio un percorso coereutico di punte, tecnica classica, storia della danza, carattere e ogni anno fanno questi esami del Russian Ballet Society, dove vengono degli esaminatori russi per giudicare appunto le varie allieve. Sono aperti a tutti, sia maschietti che femminucce. Infatti oggi abbiamo fatto un'audizione, da quest'anno partiamo con le audizioni per l'inserimento dei corsi professionali. Da quest'anno ci sarà anche un corpo di ballo, una novità? Sì, allora è una novità, sì, faremo proprio il corpo di ballo della scuola, anche se già abbiamo praticamente le allieve junior, perché comunque non hanno compiuto i 18 anni, però abbiamo le junior, dove quest'estate insomma si sono esibiti in vari spettacoli nella zona. Quindi faremo a ottobre appunto sicuramente un'audizione dove entreranno pure ragazzi e ragazze con già esperienza. Alle tue spalle in questo momento che cosa si sta svolgendo? Allora, abbiamo il corso quello accademico professionale e ho la mia aiutante Virginia Bertulli, che lei segue la ginnastica ritmica, però è seguita dalla danza, quindi lei perfeziona tutta la parte praticamente di stretching che devono avere comunque nel percorso che fanno quello accademico professionale. Per quanto riguarda comunque
anche i corsi amatoriali, abbiamo tutti i nostri insegnanti che sono docenti super qualificati, perché qui abbiamo docenti qualificati, e possono comunque seguire anche danza ritmica, danza moderna, danza contemporanea, quindi sono aperti a tutti. Ecco, poi è una selezione che si fa magari ai bambini, perché se c'è qualche bambino che ha delle doti meravigliose, e allora diamogli questa possibilità, insomma, anche al genitore di spiegargli che cosa potrà andare incontro, ecco. E visti i servizi offerti da questa scuola e le grandi opportunità, vengono persone anche fuori provincia, quindi non soltanto della zona. Sì, sì, abbiamo infatti avuto delle richieste che vengono dalle province, sia di Pesaro che di Senigallia, Ancona. Abbiamo un bel numero di ragazzi che vengono anche poi per i vari laboratori, perché anche quest'anno avremo comunque Marco Sellati che ci accompagnerà per tutta la stagione 2018-2019, e poi abbiamo Milena Di Nardo che è diplomata all'Accademia Teatro alla Scala, una persona meravigliosa e dalle grandi tecniche e veramente brava. Possiamo dire che, insomma, questi ragazzi hanno delle grandissime opportunità di crescita professionale all'interno dell'Accademia. Sì, abbiamo, sinceramente sì, abbiamo veramente una crescita professionale, perché se pensate che le bambine di 8-10 anni lavorano già 4-5 volte la settimana, in più le preparazioni per gli spettacoli, per i vari eventi che poi insomma facciamo durante l'inverno, e concorsi, e quindi è una gran bella soddisfazione per i genitori, perché comunque investono su un qualcosa di buono. E poi rilasciamo appunto questi diplomi che secondo me sono importanti a livello proprio formativo di ogni allievo, perché loro dall'età di 8 anni fino all'età di 18 hanno proprio questi diplomi riconosciuti dal CDET a livello nazionale ed europeo. Verranno anche le presidenti qua degli esami, è una società, e quindi verranno anche a giudicare loro come procede il tutto, ecco. E vado. E come dicevamo in apertura, oggi le lezioni sono seguite da Milena Di Nardo, docente ma anche diplomata alla Scuola Teatro Scala di Milano. Ecco, seguirai queste allieve per quanto riguarda i corsi accademici professionali. Di che cosa si tratta e qual è la differenza? Sì, intanto buonasera, e prima di tutto ci tengo a precisare che sono molto felice di essere qui e di intraprendere la collaborazione con Masha Valentini. Ci siamo conosciuti uno stage quest'estate, quindi poi è nata questa collaborazione. Intanto è una bellissima scuola, e primo giorno che insomma vengo qui e la vedo, e sia come struttura che come allievi ho già riscontrato una grande professionalità. E la mia collaborazione è da supporto e da appunto perfezionamento di quello che è poi il lavoro tecnico e didattico di un danzatore, quindi parliamo appunto dello studio della danza classica e quindi proprio della lezione di danza. Quindi sarà un supporto nel perfezionare quella che è la tecnica. Sarà un supporto mensile, giusto? Sì, abbiamo concordato un appuntamento al mese, un weekend al mese, un sabato e domenica. Sì. La fascia invece di età di queste ragazze? Dunque ci sono vari corsi, dagli 8 ai 10, poi dai 10, 12, 13, e poi c'è la fascia anche più, insomma, delle ragazze un po' più grandi che vanno dai 15, penso 18, anche qualche anno in più. Ed è iniziata da poco una lezione di danza moderna. Milena, tu sei la loro insegnante di riferimento. Quanti anni hanno queste ragazze? Queste bimbe qui che stanno facendo danza adesso hanno dai 7 ai 9 anni.
E l'insegnante si chiama Riccardo Caldari, che è un nostro collaboratore. In pratica, oltre a me, che seguo tutti i corsi di tutte le età, c'è lui e ci sono altri insegnanti che poi seguono i corsi di pop, che sono Lala Jessi, e Andrea Coacci, che segue la break dance. I corsi che noi facciamo qui di danza moderna vanno dai 3 anni fino alla danza adulti, quindi senza limiti di età. E le bimbe piccoline, anche se hanno 3 anni, comunque fanno le loro lezioni di danza classica e moderna, come gioco e divertimento, ma nello stesso tempo imparano e ballano. E poi durante l'anno avremo degli insegnanti ospiti che verranno da fuori, e stiamo continuando per il secondo anno il laboratorio CAP con Marco Sellati di Roma, un ballerino coreografo che appunto ha iniziato l'anno scorso con questo laboratorio, un corso di avviamento professionale che è rivolto a tutti i ragazzi più grandi che vogliono, ecco, essere inseriti nel mondo del lavoro artistico, chiamiamolo così. E poi abbiamo Serena Fossanova, che è un'altra ballerina coreografa che verrà seguire dei corsi di modern contemporaneo, sia per le bimbe più piccole che per quelle più grandi. Le lezioni e i corsi si svolgeranno il pomeriggio, la mattina invece che cosa ci sarà? Sì, allora tutti questi corsi di danza diciamo che vanno dal primo pomeriggio fino alla sera. La mattina abbiamo dei corsi di Pilates e ginnastica dolce che sono rivolti, diciamo, a persone, sia uomini che donne, di tutte le età. E in più per gli adulti appassionati di danza abbiamo anche dei corsi di danza del ventre e flamenco. Questi si svolgeranno quando? Questi principalmente la sera, perché sono, sai, persone adulte, quindi diciamo la sera, sai, col fatto che si lavora si è un po' più liberi. Si tratta di corsi professionali o amatoriali? Allora, noi abbiamo entrambi i tipi di corsi, nel senso che uno lo può fare amatorialmente o anche decidere di farlo professionalmente. Comunque tutti gli allievi, da quello più piccolo a quello più grande, verso marzo-aprile faranno un esame, perché devono, ecco, avere il riconoscimento di quello che hanno fatto durante l'anno e capire che comunque per loro è una cosa importante. Io praticamente sono un insegnante IDA, quindi poi gli esami andranno fatti con l'IDA. Ogni allievo avrà il suo diplomino e il suo riconoscimento. Per tutte queste discipline è ancora possibile iscriversi? Certo, noi abbiamo iniziato da poco a prendere le iscrizioni, ma per tutto il mese di settembre e anche ottobre noi siamo qui a disposizione, quindi se volete chiedere informazioni, venire a provare, è possibile. Non avrai altro Dio all'infuori di me, spesso mi ha fatto pensare genti diverse venute dall'est, dicevan che in fondo era uguale, credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. E ci siamo spostati nella sala musica perché sono ricominciate anche le lezioni di canto. Katia, ciao! Ah, ciao a tutti, benvenuti e bentornati, bentrovati, altrettanto bentrovata. Grazie mille. Dicevamo, sono ripartite queste lezioni, però ci sono diverse novità. Intanto sono aumentati, ragazzi. Sono aumentati e ti dirò che abbiamo avuto anche difficoltà di spazio, perché siamo partite con 4, adesso abbiamo 8 classi, quindi tanti. Bene. Deve essere così, benvenga. E dicevamo anche appunto di altre novità, perché si esibiranno anche a breve. Assolutamente sì, anche noi facciamo parte dello spettacolo L'Orribile Botanico, che appunto sarà presumibilmente a fine novembre, e siamo molto contenti, tutti si esibiscono, quindi anche i cantanti. La sala musica inoltre verrà utilizzata anche da altri insegnanti. Assolutamente sì, abbiamo l'insegnante di pianoforte Monica, che tra poco conoscerete, l'insegnante di violino e l'insegnante di chitarra classica, chitarra moderna e acustica, l'insegnante di flauto
e quindi siamo aumentati, la famiglia cresce, continua a crescere. Abbiamo visto prima un ragazzo alle prove, insomma, quindi già si parte dalle basi come sempre per poi crescere. Assolutamente, tra l'altro il connubio della nostra accademia è sempre il nostro punto di forza, è che i ragazzi fanno più attività, c'è una, diciamo così, una sinergia, quindi il ragazzo Alex che avete visto è anche uno degli attori, uno dei protagonisti tra l'altro del musical che faremo, ed è bravissimo per quanto riguarda appunto recitazione e canto, ma sì, diciamo così, destreggia in diverse nostre discipline. Le lezioni quando si svolgono? Sono pomeridiane, serali? Per i ragazzi sono pomeridiani, okay. E per gli adulti sono anche serali o mattutine, perché ovviamente compatibilmente con gli impegni lavorativi di tutti. Bene. Ricominciamo a cantare allora, avanti. Proseguiamo. Dobbiamo, assolutamente, assolutamente. Grazie a voi. Onora il padre e onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. E non sei che un gioco di amore. E come ha anticipato Katia, i ragazzi quest'anno potranno anche imparare a suonare il pianoforte. Monica, tu sarai la loro insegnante. Sì, ciao, ciao, benvenuti. Grazie. Dicevamo, tu sarai la loro insegnante di ragazzi che andranno più o meno da che età? Allora, dai 6 anni ai 12-13 anni, poi non c'è un limite d'età per imparare a suonare e divertirsi suonando. Certo. Come si svolgeranno le lezioni? Ci sarà una parte anche teorica oppure soltanto pratica? Ci sarà tutto, ci sarà la parte teorica, ci sarà la parte pratica e i ragazzi collaboreranno anche, quindi ci saranno anche lezioni collettive, non solo individuali, quindi in modo tale che la lezione non sia troppo seriosa e non, insomma, si possano anche divertire tra di loro. Potranno ritrovarsi anche durante i saggi, perché a fine anno si esibiranno. Il saggio sì, rende contenti i genitori, rende contenti i ragazzi, è un modo per dimostrare anche quello che hanno imparato. Dove si svolgeranno? Ce ne saranno più di uno a seconda dell'età o della zona? Sì, sono 3 tipi di saggi, uno a Monbaroccio, uno a San Costanzo e uno qui a Fano, al Teatro della Fortuna. Bene, allora facciamo già l'in bocca al lupo a tutti questi ragazzi che dovranno esibirsi. Grazie Monica. Grazie a voi. Permesso? Si può entrando? No, guarda, mi dispiace, il negozio è chiuso. Ah, ma davvero? Ma calma, non sono qui per comprare mazzolini di fiori. Ma questa deve essere la pianta di cui parlano al giornale radio, ma... Bella! Come si chiama? Sofia 2, Sofia 2. Oh, dolce nome, indovinato! Una gran pianta! È bella! Grazie. Complimenti. Ora, se non le dispiace... No, ma ho sentito dire che è una nuova specie. È quello che dicono. Ora, per favore... E qua deve entrare la ragazza. La ragazza che... Altra stanza, altre lezioni. Questa volta parliamo di laboratori teatrali curati come sempre da Edoardo Frustaci. Allora, sono già cominciate quelle dei ragazzi? Sì, sono già iniziate quelle dei bambini, dei ragazzi, perché abbiamo diverse classi. Partiamo dai 5 anni, dai 5 agli 8 abbiamo la prima classe, infatti la nominiamo la prima classe. E abbiamo iniziato martedì, venerdì abbiamo iniziato la seconda classe, che invece va dai 9 ai 12 anni. E la terza classe ha già iniziato sia il lunedì che il venerdì, perché fanno 2 giorni. Ed è dai 13 ai 15 anni, e più grandi dai 16 in su, che praticamente non sono mai fermati, perché lavoriamo tutto l'anno praticamente. Tra gli eventi che abbiamo creato quest'anno abbiamo fatto circa 12 spettacoli con tutti i ragazzini, ragazzi, tutti i ministri, ognuno chiaramente definito nel suo spazio, quindi nella loro età. E in più abbiamo fatto altri eventi fuori, nella provincia. E abbiamo creato la serie TV che è partita quest'anno e che si doveva concludere con lo spettacolo il 22 settembre, che è L'orribile botanico, in cui abbiamo la prima protagonista. Purtroppo la seconda protagonista ha avuto un focolaio al polmone e ce l'ha tuttora,
per cui non è in grado di andare in scena e purtroppo abbiamo dovuto spostare lo spettacolo a novembre. Quindi noi a novembre riproporremo lo spettacolo Orribile Piccolo Botanico al Teatro della Fortuna con i ragazzi, ma non solo loro, perché ci sono di mezzo anche i cantanti, i ballerini. C'è stata un'alchimia bellissima, una cosa bella, c'è un anno e mezzo che ci lavoriamo. Purtroppo questo piccolo imprevisto, che non è piccolo, però non potevamo fare diversamente. E detto ciò, quindi i nostri laboratori invece sono già ripartiti, abbiamo anche un laboratorio, e non solo, laboratorio di impro, che è l'improvvisazione teatrale, ma addirittura abbiamo creato già un gruppo. L'anno scorso abbiamo fatto il primo laboratorio, che è passato quest'anno al secondo, e sono già operativi perché già facciamo questi catch di impro. Sicuramente quest'anno andremo anche fuori a fare questi piccoli, questi catch, queste sfide che si fanno di improvvisazione teatrale. È un'arte molto bella, molto divertente. È iniziata ed è già iniziato questa settimana il nuovo, però c'è ancora spazio se qualcuno vuole venire. Mentre invece i laboratori per adulti, il teatro adulto, abbiamo fatto una prima prova questa settimana, ma inizieremo operativamente il 4 di ottobre alle 21, qui giovedì, tutti i giovedì sera facciamo un laboratorio. Ovviamente chi vuol venire può venire a provare, perché il laboratorio teatrale spesso e volentieri viene visto come oddio, vado in teatro, devo recitare. Non è solo questo, è tutto un percorso su di noi, andiamo a cercare chi siamo, chi non siamo, se uno si è perso, le diamo il tom tom, insomma qualcosa facciamo. E poi dobbiamo dire anche che noi, in un mondo dove la tecnologia prende sempre più piede, a volte si perde questo senso del linguaggio, della comunicazione e del rapporto proprio vis-à-vis di persone. Assolutamente sì, tant'è vero che noi nei nostri laboratori mettiamo sempre delle basi di PNL, che è la programmazione neurolinguistica, che è soprattutto per i bimbi, perché i bambini nascono con i tre canali comunicativi aperti, visivo, uditivo e cinestesico, e sono i canali di comunicazione sia nell'ascolto che nel dare, no? Nel parlare e nel comunicare più che altro. Siccome l'assioma della comunicazione è che non si può non comunicare, cosa facciamo? I bambini, man mano che vanno avanti e crescono, perdono questi canali comunicativi e ne rimane solo uno. E quindi noi cominciamo a rieducarli da quando sono piccoli all'uso del corpo, quindi a sviluppare il movimento del corpo, e man mano che crescono poi aggiungiamo la parola e così via, fin quando usiamo e conosciamo verbale, non verbale, paraverbale, per riuscire a comunicare attraverso tutti e tre i canali. Perché secondo me, quando siamo sul palco, il nostro pubblico è diviso in tre canali: visivi, auditivi e cinestesici, per cui se noi usiamo un solo canale per comunicare avremo solo una fetta di pubblico che comprende al 100% quello che diciamo. E questo comunque si porta anche nella vita, nella scuola. I ragazzini che cominciano a fare teatro, che molto spesso non viene sottovalutato ma non viene preso in considerazione, i ragazzini crescono anche a scuola nel modo di comunicare, di parlare, specialmente in questo periodo dove ormai i cellulari, e anche noi purtroppo ci stiamo cascando, siamo sempre lì con le dita, hanno le dita bioniche, cioè fanno delle robe che mentre parlano con noi stanno già mandando tre messaggi, un'email, e in più fanno le fotografie. Io addirittura scrivo ancora al computer con un dito e con l'altro dito che lo segue, quindi cioè, siamo noi indietro, però loro stanno perdendo la fisicità. Il teatro è un mezzo come qualsiasi altra arte, anche la danza, anche il canto, perché anche nel canto ci vuole il corpo e tutto il resto. A volte può servire anche per vincere in alcuni casi la timidezza. Ci sono anche degli stage mensili? Assolutamente, faremo degli stage sia per i ragazzi nostri che per gli adulti che per gli altri. Insomma, faremo delle cose. Ogni mese sarà uno stage con un docente diverso. E a prescindere... E a proposito di quello che hai detto tu adesso, appunto, con i grandi noi lavoriamo anche sul conoscere, riconoscere e utilizzare le proprie emozioni, che è un gran tabù, specialmente per i grandi. I grandi non si mettono molto in gioco, ma quando riescono a trovare il modo per lasciarsi andare scoprono un mondo nuovo. Tra l'altro una famiglia nuova, perché questo posto è una grande famiglia. E a fine corso poi verranno messi in scena degli spettacoli? Sì, assolutamente. Ogni corso c'ha il suo spettacolo, che in realtà io considero la ciliegina sulla torta, perché il lavoro grosso in realtà si fa durante l'anno, specialmente con i ragazzi, perché hanno bisogno proprio di apprendere questa cosa. Lo spettacolo è in primis la ciliegina sulla torta, ma il rifarlo quasi subito dopo invece gli dà uno step di sicurezza importante. Infatti anche la timidezza, queste cose si perdono perché si sentono più sicuri.
Per cui facciamo tanti spettacoli, non solo uno per ogni fine. Cerchiamo di ripeterlo più possibile per dare a loro più sicurezza. Più palcoscenico provano, più stage calpestano e più diventano sicuri di sé. Spettacoli che saranno arricchiti da una scenografia quasi completamente preparata da te, Dado, proprio come questa pianta. Ma questa deve essere la pianta di cui parlano al giornale radio, ma... Bella! Come si chiama? Questa è la piccola, praticamente quando nasce, l'orribile piccolo botanico, è una storia recuperata da un altro famosissimo musical, chiaramente l'idea è quella, ma l'abbiamo trasformata completamente. Considerate che oltre a questa c'è un'altra pianta che stiamo finendo, oddio, quasi finita in realtà, di 3 metri, dove ci sono 2 o 3 persone dentro con una bocca che non voglio dire, che non è una bocca, è una foglia, non voglio spoilerare nulla, venite a vederci se volete scoprire, ed è uno spettacolo comunque che verrà cantato, recitato e ballato, quindi avremo di nuovo un'altra volta quest'unione delle nostre attività, perché i nostri ragazzi fanno più o meno tutto, passano anche da noi, i ragazzi fanno un po' di danza prima di iniziare, quindi l'uso del corpo, poi un po' di canto, uso della voce, dizione, nonché recitazione, quindi più riusciamo a unire il linguaggio del corpo a quello della parola, più diventiamo credibili. Un attore non credibile non è un buon attore. Io ho sempre una frase che dico importantissima, che è che se riusciamo a trasformare in improvvisato una cosa che sappiamo a memoria, abbiamo toccato il massimo della nostra espressione. Noi dell'Accademia dello Spettacolo vi aspettiamo tutti i giorni dalle 16 alle 20 per le iscrizioni. Siamo in via della Liscia 9 a Fano, quindi? E quindi veniteci a trovare e a far parte della nostra famiglia.